Buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie di essere collegati per questa seconda puntata dei punti critici che vogliamo affrontare come gruppo Dante dell'Associazione degli Italianisti e con vari amici e specialisti che appunto si confrontano sulla base di lavori già editi oppure anche di novità. E abbiamo già avuto una prima puntata il 10 di marzo con Giuseppe Indizio, Elisa Brilli e Giuliano Milani per nuove questioni relative al periodo fiorentino di Dante prima dell'esilio, mentre oggi il tema è l'attenzione di Dante con Forese, che lo dico soprattutto per gli studenti e i giovani che sono collegati, da sempre ha attirato ovviamente l'attenzione sia per la sua particolarità, sia per i confronti con il Venere Tenzone, se così si può definire, sia per i presupposti romanzi o invece già del 200 italiano, ma anche per alcune difficoltà oggettive, sia nella sua trasmissione manoscritta, sia nell'interpretazione che spesso è oscura e complessa, soprattutto per le tante allusioni specifiche che si colgono. Ecco perché tornare su questa tenzone è importante e lo facciamo con alcuni dei migliori esperti della questione, innanzitutto appunto con le due relazioni di Marco Grimaldi dell'Università di Roma Sapienza, che è il curatore dell'ultima, se non erro, edizione commentata per la Necod, uscita nel 2019 con anche tutte le altre rime dantesche, e in particolare appunto nel secondo volume c'è il suo commento alla Tenzone, e Michelangelo Zaccarello, che è anche coordinatore del PRIN Hypermedia Dante Network, HDN, che è tra gli sponsor di questo nostro evento, assieme al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa e assieme anche alla Società Dantesca. Naturalmente ringrazio per tutti i sostegni e i patrocini che questa iniziativa ha avuto. Michelangelo è intervenuto a più riprese fin dall'inizio del 2000, mi pare del 2003, e comunque con, ipotesi su come interpretare l'intera tenzone e il rapporto tra questa e il canto 23° del Purgatorio, altro problema notevole, perché proprio i versi dedicati al rapporto Dante-Forese prima della morte di quest'ultimo, nel 1296, sono oggetto di un'interpretazione piuttosto delicata anche appunto nel 23° del Purgatorio. Ma appunto questi dati materiali che ho semplicemente riassunto, che penso a molti siano già noti, servono soprattutto ai più giovani per magari poi seguire più attentamente o andare a rivedere i materiali, naturalmente sono oggetto di interpretazioni anche più ampie. Quindi sono molto contento che fra il pubblico ci sia Claudio Giunta, nostro caro amico e ora docente all'Università di Trento, che sulla Tenzone e sulle rime di Dante, c'è bisogno di ricordarlo, è intervenuto a più riprese, e a questo proposito anche sul genere o non genere Tenzone, appunto, ha fatto importantissime osservazioni. Ma poi appunto molti amici di questi incontri sono collegati già, come Raffaele Pinto, come Leila Livraghi, come Elisa Orsi, e spero si collegheranno altri ancora che avevano annunciato la partecipazione. Avevamo sperato di avere dagli Stati Uniti anche Fabian Alfi, che era stato alcuni anni fa protagonista di varie incursioni e poi di un intero volume su la Tenzone. Questo naturalmente poteva costituire un altro ottimo spunto per il dibattito, però non è stato possibile averlo con noi per sue ragioni familiari. E naturalmente abbiamo poi avuto anche occasione di dialogare con altri amici. Per esempio, Giuliano Milani aveva annunciato di voler intervenire oggi, non nella sua veste di storico, ma in quella di
interprete anche di testi come appunto l'attenzione su possibili riferimenti storico-politici. So che sta scrivendo o addirittura ha già pubblicato nuovi contributi, però poi mi ha scritto pochi giorni fa dicendo che oggi sarà impegnato addirittura credo a Gerusalemme se diciamo è andato come sperava il suo viaggio appunto in questo momento e quindi non riesce o non riuscirà a collegarsi. Ma questo per dire che i temi sul tappeto sono quelli ormai consolidati e noti che i nostri relatori e discussant conoscono ottimamente ed altri che sono diciamo emersi o stanno emergendo anche dalle recenti ricostruzioni biografiche e dalle nuove periodizzazioni che si possono immaginare per la produzione dantesca e in particolare per quella precedente all'esilio. Io non mi dilungo oltre perché appunto diciamo l'importante in questi seminari è proprio lasciare spazio poi agli interventi e alla discussione, come sempre aperta e amichevole, ma concreta, perché abbiamo punti specifici su cui molti vorranno intervenire. Quindi chiederei a Marco Grimaldi se vuole intanto cominciare lui, per quanto, come ci ha detto, un pochino in difficoltà con la voce, ma stoicamente resiste in questa tensione. E quindi intanto grazie di essere con noi e a te la parola, Marco. Grazie Alberto, grazie per questo invito e grazie a tutti voi e a coloro che ci stanno ascoltando. Come ha ricordato Alberto Casadei, io sono qui essenzialmente perché nel 2019 appunto ho pubblicato quello che sembrerebbe essere l'ultima edizione commentata delle rime, per ora, all'interno della quale è presente anche la tensione conforese. La prima cosa che ho fatto, quindi, quando mi sono preparato per questo seminario è verificare lo stato della bibliografia dopo il 2019 e diciamo, la raccolta non è, è troppo ampia, mi pare, vari contributi ovviamente sul forese della commedia, questo è evidente, alcuni con informazioni interessanti, altri meno, sulla tensione nello specifico in realtà molto, molto poco, mi pare, c'è a parte una cosa mia sulla quale poi torno, c'era un saggio di Laura Banella che però poi dalla tensione conforese va verso Boccaccio e mi pare non moltissimo, d'altronde il tempo che è passato non è tanto e io non ho ancora letto tutti i libri pubblicati nel 2021, ma neanche voi, quindi ci perdoneremo a vicenda. Perché dico questo? Perché quando avevo chiuso il commento, la tensione è una delle prime cose in realtà che avevo commentato, quindi in realtà l'ho commentata parecchi anni fa, aggiornando la bibliografia mentre stavo redigendo il commento, mi pareva che alcune questioni si potessero considerare chiuse dopo qualche secolo, con un po' di scetticismo, perché come sapete molto meglio di me, alcune grandi classiche degli studi danteschi in realtà si aprono e poi si richiudono ciclicamente. Dopo aver fatto questa verifica, mi sembrava appunto di poter notare quali sono gli argomenti a proposito dei quali la critica si è maggiormente esercitata. Ovviamente, scusate, ho dimenticato di citare la biografia di Milani e Brilli, che è in effetti uno dei contributi più interessanti anche sulla tensione, non solo, ma sulla tensione in particolare, perché offre delle interpretazioni da ogni punto di vista originali. Fatta questa premessa, volevo. Io e Michelangelo non ci siamo coordinati, quindi è possibile, evidentemente, ho avuto questa impressione, intravedendo qualche sua schermata, che alcune cose le ripeterà poi Michelangelo. Dunque, c'è una questione da mettere subito su
campo, che è quella dello statuto testuale della tenzone, no? Lo sapete bene, la tenzone ha uno statuto testuale abbastanza incerto per quanto riguarda l'ordine dei sonetti, che è un'altra grande questione che era stata in realtà risolta, ricorderete, da Federico Ubaldini con il suo intervento, il suo barberiniano, che è uno degli utili descritti della filologia, della storia della letteratura italiana, perché appunto, benché conosciamo le sue fonti, in realtà ci dà un contributo fondamentale, perché è il primo a ricostruire la tenzone, che per il resto è sparsa nella tradizione manoscritta, non è compatta. La successione, appunto, la successione che si trova nell'edizione mia, nell'edizione di Giunta, nell'edizione di Obertis, nell'edizione di Barbi, che era stata scardinata nel corso del Novecento e poi messa a posto, sulla quale non si è tornato a discutere, fatta eccezione per i contributi di Michelangelo Zaccarello di recente, e infatti voglio sapere, sono molto curioso di sapere a che punto sono gli studi di Michelangelo su questo, è solo nel barberiniano di Federico Ubaldini, famoso barberiniano latino 3999, che lo traeva dal Chigiano L8 305, il celebre Chigiano detto dello Stil Novo, e dal Chigiano L4 131, un manoscritto più tardo, sul quale forse tornerò, anche perché è un po' lì che sta il problema della coppia centrale dei sonetti della tenzone. Forse si dovrebbe tornare a ragionare su come valutiamo in qualità di fonti i testimoni antichi, perché lì c'è un problema, c'è un problema non risolto, direi. Dunque, solo quattro testimoni, il Chigiano e i suoi affini, alcuni dei soliti affini, contengono i sonetti 1, 2 e 5, 6, quindi le coppie estreme. Solo quattro hanno gli ultimi due, e il dittico centrale è trasmesso invece soltanto da tre testimoni, ancora il Chigiano L4 331 di cui dicevo, Rediano 184, che uno di questi è un altro di questi testimoni che sono stati studiati e ristudiati negli ultimi anni, soprattutto da Domenico De Robertis, ai fini della attribuzione o riattribuzione di testi lirici a Dante, e dal Riccardiano 1061, che è il testimone del commento dell'Anonimo Fiorentino, che è anche, se non vado errato, in realtà la più antica testimonianza, che però ha solo i primi quattro versi. Bene, questo assetto testuale, questo statuto testuale non del tutto diciamo, omogeneo, generava nell'edizione Barbi, se ve lo ricordate, questo è uno dei pochi testi per i quali Barbi dava uno stemma, è una curiosità nei problemi. Dà uno stemma, non lo giustifica, dice che l'avrebbe giustificato, poi non lo giustifica. Barbi offre due stemmi distinti, ovviamente, non poteva fare diversamente. Uno stemma per i sonetti centrali, uno stemma per tutti gli altri. Una soluzione elegante, molto, anche molto scontata, dato lo stato della documentazione. Ora, qui già c'è un problema molto, molto grave sul quale entro subito, perché immagino che anche Michelangelo ne discuterà. È il problema della compattezza della tenzone. La compattezza della tenzone da vari punti di vista. E della coerenza del testo, inteso come un unico. Se diamo per scontato che la tenzone sia ciò che Federico Ubaldini per primo aveva ricostituito nel suo manoscritto barberiniano. Ora io, nel momento in cui ho chiuso il commento, anche avvalendomi degli autorevolissimi commentatori che mi avevano preceduto, avevo avuto una impressione di, in realtà, di estrema compattezza del testo, e mi è anche parso di riuscire a collocare in maniera abbastanza precisa la tenzone in una
in una tradizione poetica abbastanza definita, sia più in generale in una prospettiva romanza, sia puntualmente all'interno della tradizione italiana. E mi pareva quindi, e questa è anche l'opinione molto secca, non argomentata in realtà, se non mi pare, se non vado errato, di Brilli e Milani, che le discussioni sull'ipotesi di una falsificazione della Tenzone, cioè l'ipotesi che la Tenzone fosse tutta un falso quattrocentesco, fossero ormai cadute e che al massimo rimanesse in piedi l'ipotesi di una di quel dittico debole centrale di cui senz'altro parlerà Michelangelo. Però è anche vero che l'operazione stessa di commento mi aveva, credo, consentito di notare una decisa compattezza della Tenzone. Le anomalie che erano state sottolineate, che erano state rilevate, mi parevano non particolarmente consistenti. In particolare, qui entro subito nel vivo, dando un po' per scontato che il pubblico conosca i testi. D'altronde è un seminario, diciamo, mi sembra, per persone intendenti, come si potrebbe dire. In particolare, mi pareva che i fitti riferimenti storici, biografici, a personaggi legati alla vita di Dante, sui quali solo molto di recente, per esempio attraverso quella meritoria opera che è il Codice Diplomatico Dantesco, siamo riusciti a raccogliere una messe di informazioni accettabile, ecco, mi pareva improbabile che ipotetici e che si addensano, tra l'altro, nella coppia centrale, mi pareva improbabile che fossero stati riscoperti ad arte, benché l'erudizione fine trecentesca, inizio quattrocentesca, aveva sicuramente fatto tanto sulla vita e sulla biografia di Dante, ma avessero fatto tanto da saperne addirittura più di noi. E in un contributo, nel contributo che citavo prima, che è uscito su Carte Romanze un annetto fa, che si intitola Il ladro di Salvagno, una congettura per la Tenzone Conforese, provavo a offrire una congettura plausibile per l'ultimo verso di uno dei due sonetti, per l'espressione filistagno, che a me pare una congettura molto plausibile, continua a parere una congettura molto plausibile, che risolverebbe un altro dei problemi testuali di quella coppia centrale, continuando appunto a a escludere le anomalie di quel dittico centrale, quelle che mi pareva dessero a Michelangelo la possibilità, a Zaccarello, la possibilità di ritenerlo un dittico debole. Ecco, io poi non voglio anticipare quello che dirà Michelangelo, evidentemente, resto fortemente convinto di una compattezza originaria della Tenzone che si è dispersa nella tradizione manoscritta, come è accaduto con tanti altri testi danteschi, e come tanti altri danteschi ci è stata poi offerta da testimoni che a volte sono infidi e a volte però invece ci consegnano delle perle molto, molto preziose, come per esempio proprio il testimone di cui si parlava prima, no? Il Chigiano, le quarto 131, che sì, a volte è non particolarmente affidabile, ma poi altre volte, assieme a uno dei suoi affini, ci consegna, ad esempio, le rubriche della Tenzone di Dante in persona del Marchese Malaspina, delle quali nessuno mi pare che dubiti, forse qualcuno sicuramente ha dubitato, ma mi pare che oggi vengano accettate. Ecco, questo per dire la mia opinione, in attesa ovviamente di ascoltare Michelangelo. Questo
questo è ovvio, e di poterne discutere successivamente. Dunque, ciò premesso sull'assetto testuale, che a me pare continua a prendere saldo proprio attraverso l'operazione di commento, certo è un circolo vizioso perché io ho commentato il testo compatto, quindi insomma difficile, forse mi potreste obiettare che era difficile non avere un'impressione di compattezza, ma ho provato in tutti i modi di mettere in dubbio le mie idee pregresse. Ecco, quello che mi sono chiesto è che cosa ci interessa davvero di questa tensione. E, andando a guardare la bibliografia più recente, soprattutto, torno a dire, il libro di Brilli e Milani, e ripensando tra l'altro anche al primo di questi nostri incontri, mi pare che la questione più importante in fondo sia l'intreccio tra realtà e finzione e tra biografia e retorica. Anche perché mi pare che il dibattito su questi argomenti, come spesso accade, sia molto sia stato influenzato in maniera abbastanza potente, come ripeto, spesso è accaduto, da Contini, da Gianfranco Contini. E volevo leggere un passo che è molto, molto noto, che è quello dal quale in qualche modo si dipartono le varie interpretazioni del rapporto tra la tensione e l'episodio purgatoriale. E il saggio è Dante come personaggio poeta, lo sapete, l'idea di Dante, pagina 52 del mio dell'edizione che ho io. Contini discute delle rime e poi dice: le forese, sia pure a titolo di ingiuriato da risarcire, rientra nel grembo della letteratura, come dovevasi dimostrare. Ma vi rientra, penso io, trionfalmente per il punto meno pacifico. Se tu riduci a mente qual fosti meco, qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente di quella vita mi tolse costui. Ecco rispuntare, continua Contini, il presunto traviamento di Dante con interpretazioni, qualche volta tanto catastrofiche da non sopportarne la citazione. Quello che mi interessa di questo passo è soprattutto, poi continua e parla insomma, della tensione, appunto della tensione con Forese, è appunto che per Contini Forese rientra nel grembo della letteratura, come dovevasi dimostrare. Ora, a partire da questa importante dichiarazione di Contini, evidentemente, come tante volte è accaduto, molti sono andati in questa linea e molti hanno cercato di contestarlo, di prendere una strada diversa. E infatti, ad esempio, mi hanno molto colpito le pagine della biografia di Brilli Milani, che cercano in maniera molto puntuale, molto precisa, forse mi azzardo a dire troppo circostanziata, un appiglio, uno sfondo per la tensione. O meglio, nella misura in cui si vuole cercare un contesto, questa ricerca è sempre chiaramente legittima, perché è quello che stiamo facendo, è quello che dobbiamo fare. Ma il rischio è sempre quello di prediligere le ragioni del contesto, della struttura, diciamo pure, rispetto alle ragioni letterarie. C'è, vi leggo un passo in particolare, della biografia di Milani, Brilli Milani, dove si parla di possibili riferimenti a queste
misure contro, sugli ospedali, ad esempio. Molto interessante perché in questo modo si riesce a dare concretezza a alcuni riferimenti della tensione che altrimenti rischiano di essere interpretati in chiave di falsificazione. Quindi questo è un contributo senz'altro utile. Per esempio, proprio in particolare il riferimento a Sangallo, siamo a pagina 98, il riferimento a queste misure compare in uno dei sonetti che Dante scambia con Foresio Donati. In vari mesti Sangallo, prima che dichi, Foresio risponde a Dante che lo accusa di essersi impoverito, invitandolo piuttosto a restituire lui all'ospedale di Sangallo che presta assistenza agli indigenti, ciò che ha ottenuto da questa istituzione. Ma poi si passa ad un livello superiore, a mio dire. Si è ipotizzato che Foese, continuano Brilli Milani, ad alcuni eventi dell'inverno 93-94, in particolare alla successiva decisione presa dal regime popolare di sottrarre l'amministrazione dei beni di questo ospedale all'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Se l'ipotesi fosse corretta, sarebbe possibile datare la tensione proprio al periodo di Giove la Bella. Ed emergono altre tracce, scusate, del clima di lotta. Ad esempio, l'accusa lanciata da Dante per cui Foresio sarebbe un ladro notorio, ricorda l'ordine dato di colpire i magnati che, approfittando del loro potere, derubano i membri del popolo. Ricordando come dall'aprile al dicembre del 93 Foresio si allontana da Firenze per seguire il fratello Corso. Il motivo era che Corso, preoccupato degli sviluppi politici promossi da Giano della Bella, preferisce avere vicino a sé fratelli e sorelle, fratelli e figli, scusate. Concludono Brilli Milani, qui credo più Milani che Brilli, il conflitto intorno agli ordinamenti di giustizia e dunque lo sfondo di questo scambio poetico infiammato. Ora, tutto questo è detto in modo estremamente cauto. Non ci sarebbe quasi forse nulla da obiettare. Il problema è quando considerazioni di questo genere vogliono servire a datare precisamente un testo, cosa che in questo caso mi pare davvero difficoltosa. Io lo datavo in un arco tra il 90 e il 96, mi sembrava ragionevole, ma altri pigli non ce ne sono, mi pare, e soprattutto nel momento in cui si voglia fare un salto, no? Cioè legare le ragioni della composizione di un dato componimento allo sfondo politico e sociale. È un po' lo stesso discorso che si può fare con le Dolci Rime. Per le Dolci Rime c'è stato un dibattito molto simile, forse anche più intenso, data l'autorità e l'importanza della canzone nello sviluppo delle idee dantesche e nel loro rapporto con la realtà del tempo, canzone che secondo me, e credo anche secondo altri qui tra di noi, andrebbe datata in un arco relativamente ampio, non all'anno, non al mese, soprattutto, e soprattutto magari non legata ad eventi politici concreti. Perché altrimenti, qui mi avvio a concludere, avevamo parlato di una mezz'oretta, no? Se non sbaglio, per ciascuno di noi, sperando che poi ci sia spazio per la discussione, ovviamente, il rischio è sempre quello di dimenticare le ragioni della finzione, e le ragioni della retorica. Perché la tensione con Foresio, questo lo hanno notato tutti, non lo si può non notare, è un testo intessuto di tracce, scusate, di prelievi, di riferimenti, sia con la tradizione del genere tenzone, ma anche con tutta un'altra serie di scritture, di pratiche scrittorie, dell'insulto. Dell'escarnio, si potrebbe dire,
medievale. E per ciascuno dei temi, degli insulti, di cui è fatta la tensione tra Dante e Foresi, si trovano tracce molto, anche molto vicine a Dante. Per esempio, io mi ero divertito nel commento per mostrare come quella tradizione fosse molto compatta al di là del dominio linguistico, come ci fosse un addensamento, no, di quel tipo di temi con a volte givi di parole, frasi, termini molto vicini a Dante nella produzione di Sordello da Goito e in generale dei trovatori italiani che Dante poteva o non poteva conoscere, ma Sordello lo conosceva sicuramente. Questo per dire che quel genere tenzone, ha una sua compattezza che supera i limiti, a mio giudizio, appunto, dei diversi domini linguistici. E finisco con un'altra considerazione. Uno dei motivi per i quali la critica contemporanea, fuggendo da quell'idea di Foresi nel grembo della letteratura o di Guinzelli nel grembo della letteratura o Cavalcanti nel grembo della letteratura, no? Tutte le letture in chiave metaletteraria della commedia, delle quali ci siamo forse tutti un po' stancati, anche perché sono arrivate ovunque, anche a scuola, nei manuali, eccetera, eccetera. È l'idea continuiana di sperimentalismo, che ci sembra molto lontana dalla nostra sensibilità, e forse sembra lontana dalla nostra sensibilità di uomini moderni, concreti, anche proprio l'idea che, ripeto, l'idea continuiana delle rime come una continua tensione allo sperimentalismo. Ecco, io qui chiudo davvero. Avevo cercato, sia nell'introduzione al mio commento alle rime, sia in altri contributi, e anche proprio ragionando sulla tensione con Foresi, avevo cercato di notare come la tensione verso la varietà metrica e formale nella poesia romanza, forse non solo romanza medievale, è un imperativo quasi categorico che per i poeti più eccellenti. E in un poeta come Dante, non è disgiunta, la ricerca di nuove soluzioni stilistiche dall'innalzamento, della materia e dal tentativo di affrontare questioni, più alte, o di, impegnarsi politicamente o socialmente. La reazione allo sperimentalismo continuiano forse rischia di farci dimenticare come questo dato, quello retorico, sia sempre profondamente importante, specie in testi come la Tenzone con Foresi, che di retorica e di finzione, al di là dei possibili rapporti con il contesto, sono profondamente intessuti. Grazie, ho finito per ora. Perdonate ancora Grazie questa Marco, situazione un po'. grazie davvero Marco, l'applauso virtuale naturalmente c'è sempre, anche se purtroppo non riusciamo ad averlo concreto, ma sei stato chiarissimo sia nella tua esposizione dei dati di fatto e dei problemi aperti, su cui adesso sicuramente interverrà anche Michelangelo, specie per il problema della tradizione manoscritta e filologico. Ma anche proprio per i nodi che alla fine hai messo in rilievo. In effetti io avevo preannunciato appunto un intervento di Giuliano Milani che appunto ci aveva detto la volta scorsa di avere pronti anche degli articoli specifici, però giustamente tu andando a riprendere gli elementi già ricavabili dalla biografia hai posto di nuovo sotto la lente di ingrandimento il problema che attualmente un po' tutti sentiamo, cioè quanto possiamo dare ragione ai testi, alla loro configurazione, alla loro
diciamo, la loro retorica interna, quindi con tutti i topoi che, specie in questo caso, non possiamo non riconoscere, e quanto possiamo invece andare verso una vita vissuta, una realtà esterna storicamente definibile, problemi che appunto da Carpi in poi sono tornati sotto gli occhi di tutti, ma che sono spesso questioni di equilibri, cioè fino a che punto possiamo andare, fino a che punto non possiamo invece procedere se non con il rischio di forzature. E questo sarà senz'altro oggetto anche della nostra discussione. Prima di passare la parola a Michelangelo, comunque volevo innanzitutto ringraziare i molti che si stanno collegando, sia tra i giovani sia tra gli amici esperti. Scorrendo velocemente ho visto Darago O'Connell, Sabrina Ferrara, Mariano Perez Carrasco, Susanna Barsotti e tanti altri che appunto ci seguono, ci hanno seguito in questi seminari, oltre ai tanti che avevo già ricordato, Raffaele Pinto, Filippo Renne e tanti altri. Ma volevo anche dire, ringraziare in particolare Leonardo Canova e Elisa Spicciarini, che seguono questi aspetti anche organizzativi, e ricordare anche che ieri Leonardo ha coordinato una bella presentazione del libro Arriveder la China, che appunto ha diciamo curato assieme a Paolo Rigo e Luca Lombardo, con bellissimi interventi sul Dante dei comics, in particolare il fumetto italiano, perché siamo anche in un dittico in questa settimana del Dante D, sul Dante comico, sia ieri appunto quello delle interpretazioni recenti, sia oggi su un tipo di comicità appunto stilistica e retorica. E quindi grazie a Leonardo, che si è adesso anche collegato in video, e grazie a Elisa Squicciarini, che segue per noi sempre Dante Noi. Ma adesso darei la parola a Michelangelo Zaccarello, collega all'Università di Pisa per Filologia Italiana, che appunto riprenderà sicuramente alcuni spunti e alcune questioni che ha già affrontato nei suoi lavori in passato. Grazie Michelangelo. Grazie mille a te, Alberto, dell'invito, grazie dell'opportunità di parlare di un tema che mi sta molto a cuore, ma sul quale, e qui mi scuso, Alberto lo sa già, perché mi sono schermito inizialmente, e comunque è giusto che lo sappiano tutti, non torno da moltissimo tempo, insomma. Mi diletto, ecco, di aggiornarmi ogni tanto, per esempio il bel saggio di cui si parlava, di Marco Grimaldi, sui Salvagno, di cui poi magari dico qualcosa, è uno dei contributi davvero più significativi. Perché per il resto, ecco, questo problema di dittico debole, come lo chiamavo ormai quasi 20 anni fa, è rimasto in qualche modo un po' in sospeso, nel senso sono rimasti a mio parere dei quesiti interni al testo, nei riferimenti del testo, che mi piacerebbe ripercorrere con voi. Ecco, peraltro saluto anche i miei studenti del corso pisano che si sono collegati appunto a partire dalle 17. Dunque, l'enigma dell'attenzione parte da lontano, perché parte dal contesto storico-letterario. Noi oggi abbiamo Claudio Giunta, che ha scritto due dei migliori libri sui generi dialogici, sull'attenzione in particolare nel nostro Medioevo. Ma sicuramente a livello storico-letterario sono molto rare le tensioni in vituperium in epoca così antica. Non a caso, come diremo più là, alcuni hanno creduto di ravvedere nella tensione anche nel suo complesso delle strategie testuali di tipo, diciamo così, burchiellesco, comunque una maniera poetica di trattazione ben più bassa. È un'ipotesi che appunto appare abbastanza peregrina, ma è significativo che possa essere stata formulata. E poi il problema, quello a cui accennava Marco poc'anzi, quella
del riferimento o meno nell'episodio di Purgatorio 23, nell'incontro con Forese e Donati, il riferimento o meno a questi sonetti. Sicuramente nel 200 italiano sono pochi gli esempi di intenzione realmente comica, appunto in vituperium. Questa che naturalmente occorre collocare prima del 1296, che Forese Donati muore in quell'anno, quella di Monaldo da Sofena, Nino da Colle, Sermino Meo e Oiser Monaldo, che è citata anche da Claudio, insomma è sicuramente un episodio importante ma piuttosto isolato, e probabilmente un'attenzione che vede proprio Dante come protagonista, perché come faceva notare Giuseppe Chiarini, possediamo un sonetto di Cecco Angiodieri rivolto a Dante, Dante Alighieri, si son buon Begolardo, che ha tutta l'aria di essere una risposta a una proposta appunto dantesca. Però, ripeto, si tratta di rari Nantes, tutto sommato, nel novero della lirica italiana del 200. Vediamo quindi allora quali sono questi testi e appunto di cosa si tratta. Comincia da, come forse aveva fatto anche con Angiolieri, no? Facendo una affondo sulla diciamo impotenza sessuale di Forese, chi visse la malfatata, una risposta che usa la stessa metafora della tosse, del freddo da parte di Forese. Poi c'è il dittico di cui si diceva prima, il dittico che riguarda la ghiottoneria, sostanzialmente, che riguarda le starne, no? Ed è terzo, ben ti faranno il noto Salamone, appunto, da parte di Dante, e vari versi di San Galcio, l'ospedale omonimo cittadino di cui i Donati erano patroni. E infine un altro dittico, Bicci Novelli, in cui si allude velenosamente alla diciamo, origine di Forese, bisognerebbe chiederne madre, monachessa, e l'altro che dice: beh, io sì, invece so che tu sei figliol di Ghieri e me ne accorgo dalla bella vendetta che, come si sa, invece Dante non ha compiuto e che quindi configurerebbe una codardia, eccetera. Ovviamente l'ordine che si diceva introdotto da Federico Baldini viene canonizzato, come si è detto, anche da Michele Bardi nell'edizione, appunto, che tutti conosciamo. La questione è che, appunto, questi sei sonetti vengono pubblicati, vengono riuniti per la prima volta nello Zibaldone, che citava Marco in apertura, autografo di Federico Baldini. E bisogna ben distinguere i due dittici iniziale e finale, che hanno una ricca e antica tradizione, tra cui spicca il codice K, già nell'ottavo 305, che è sicuramente degli anni 40 del XIV secolo, diciamo anche una mano in bastarda cederesca legata al gruppo del 100 dei codici della Commedia. Mentre invece terzo e quarto io l'ho chiamato dittico debole perché stanno soltanto nel Chigiano L431, manoscritto del tardo 400, ma questa sezione è probabilmente del primo 500, e nel Rediano 184, che io conoscevo come infilatore di molti testi di carattere burlesco e, diciamo, codice che quanto attribuzioni è molto poco affidabile. La questione poi nodale è quella che ovviamente nel canto 23° del Purgatorio, versi 115-117, ci sarebbe un riferimento a questo traviamento, come diceva Contini nella citazione che ha fatto Marco, appunto. Perché io a lui, se tu riduci a mente qual fosti meco e quali teco fui, ancor fia grave innamorato.
Quindi molti commentatori ravvedono un imbarazzo del Pellegrino che dice sostanzialmente, se ti ricordi come ci siamo appunto beccati, come ci siamo aggrediti, ci resterebbe, rimane molto gravoso farne memoria adesso, il momento appunto di incontrarci nell'oltremondo. Ora, naturalmente, questa interpretazione viene avallata da diversi commentatori antichi che naturalmente sembrano in qualche modo avallare questa condotta scabrosa dei due. Qual fosti meco, dice il Buti, cioè meco vivendo nel mondo, come fosti d'altri peccati, come fosti peccatori. E qual io, cioè Dante, teco fui, cioè vivendo teco, come io fui peccatore e vizioso, e fia grave, darà pena a te e a me, ci ricorderemo della nostra vita viziosa, della quale ci doleremo. Ecco, questo è il commento del Buti che tutto sommato, diciamo, ha dato un po' la linea in qualche modo alle successive interpretazioni. Giovanni da Sella Valle addirittura sembra alludere a un rapporto omoerotico fra i due, no? Perché li definisce soci in rebus aliquibus lascivis, qua specerunt in viciem et insimul, quindi chiaramente in qualche modo non solo complici, ecco, diciamo così. La questione è che, diciamo, tra la tensione, il passo purgatoriale sembra ci sia un rapporto e che i commentatori in qualche modo seguano questo filo, questo asse nel mettere in relazione le due cose. Il fatto però è che solo un commento, cioè l'Anonimo Fiorentino, cita esplicitamente lo scambio e cita a proposito dell'episodio del Purgatorio, appunto, non solo l'episodio dell'attenzione, ma in particolare il dittico di cui si parlava prima, il dittico debole, come lo chiamo io. E dice: molti sonetti e cose mie, scrisse l'uno all'altro. Fra gli altri, l'autore, riprendendolo di questo vizio della gola, guardate bene, della gola, gli scrisse un sonetto in questa forma: ben ti faranno il nodo Salomone, eccetera, eccetera. Questo Forese Donati fu chiamato per soprannome Bicci, perché in effetti nella tensione viene appunto chiamato Bicci, Bicci Novelli. Beh, molto importante questo problema dell'onomastica, no? Perché Forese nella tensione è chiamato Bicci o Bicci Novello, che sarebbe un ipocoristico di Bicci Cocco, che non sembra in rapporto con il nome Forese. E tra l'altro il rapporto nome ipocoristico sembra invertito, perché Bicci vocato Forese dovrebbe essere invece Forese vocato Bicci, naturalmente. E questa anomalia onomastica non è isolata, perché nella prima e nell'ultima coppia Alighiero viene definito correttamente il padre di Dante, cioè Alighiero il Belliccione, la cui morte violenta nel 1283 è appunto quello la pietra dello scandalo, perché Dante avrebbe omesso di vendicare. Il fatto è che invece nel Dittico Debole 3-4 Alighiero indubitabilmente non indica il padre di Dante, ma lo stesso Dante, e questo è piuttosto inquietante, che in uno scambio uno stesso nome indichi persone diverse, ma ripeto, su questo poi torneremo. Ho detto in apertura che alcuni interpreti moderni o meno moderni, Domenico Guerri già negli anni 30, poi Antonio Lanza, poi l'allievo di quest'ultimo Mauro Cursetti, hanno ipotizzato che l'attenzione non sia altro un falso quattrocentesco maturato nell'ambiente fiorentino, quindi in un ambiente votato al culto di Dante, e che tutto il linguaggio dell'attenzione sia improntato all'equivoco sessuale. Questo è abbastanza comune come
tipologie di interpretazione nei testi di questo tipo. E quindi, per esempio, il libretto di Mauro Cursietti, appunto, La falsa attenzione, eccetera, eccetera, con anche delle presunte prove documentarie pubblicate poi in seguito. Il fatto è che questi saggi, in particolare direi Cursietti, interpretano l'attenzione all'insegna di doppi sensi osceni, il panico da stampare con la maiuscola, indicare una taverna, e in generale fanno ampio uso delle chiavi interpretative, un po', diciamo, onnicomprensive, che vengono offerte da Jean Toscan, Le Carnaval du Langage, il famoso repertorio appunto di queste metafore, diciamo, che però sono in gran parte consolidate in letteratura successiva, cioè in particolare carnascialesca, naturalmente, perché nei canti carnascialeschi ovviamente questi campi metaforici vengono generalizzati e vengono in qualche modo resi assoluti dalla titolazione stessa, no? La canzone dei confortini e via dicendo. Resta il fatto che occorre, come già opportunamente faceva Marco Grimaldi, ma io citerei anche Giovanni Borriero, che già nel 2000 aveva pubblicato un ottimo articolo sulla tradizione manoscritta dell'attenzione Dante Pomporese. E resta il fatto che naturalmente dobbiamo partire dalla datazione di codici in cui appaiono almeno alcuni di questi testi. Non solo il Chigiano dell'ottavo 305, il Canzoniere K di cui abbiamo parlato, ma per esempio il Palatino 180, che è sicuramente un testimone del medio 300. Ecco, su questo veramente si fa fatica a poter discutere. Quello che però mi sento di discutere invece è che l'incontro tra Dante Forese nel Purgatorio debba per forza in qualche modo muovere dalla rievocazione e dalla comune, diciamo, deprecazione della giovinezza anticipata, no? Perché, come vedremo, non è detto che questo rapporto si dia. È vero che nell'attenzione vengono citati personaggi della famiglia di Dante che difficilmente potrebbero essere stati, diciamo, inventati o recuperati fortunosamente da dei falsari, no? L'anella, la tana, l'anella naturalmente è la moglie di Forese, che compare anche in tutt'altri termini nell'episodio del Purgatorio. La Tana e il Francesco non a caso interpretati in modo equivoco, sessuale, dai fautori della società, eccetera, eccetera. Quello che è certo è che, come dice De Robertis, a distanza di un secolo, se fosse, quei nomi bisognava proprio cavarli da filze d'archivio. Naturalmente, questo è indubitabile, anche se direi che nel periodo appunto trecentesco la ricerca biografica, come dire, il culto di Dante poteva in qualche modo anche aver ottenuto delle informazioni di quel genere. Quello che, ripeto, mi sento di rigettare è il fatto che qui si dia una sorta di ritrattazione, di palinodia dell'eccesso linguistico o della trasgressione vera e propria compiuta in gioventù. Naturalmente, in molti commenti antichi e moderni, no? Si ravvede in questo imbarazzo di cui parlavo una confessione veraconda e schietta, no? Una vita licenziosa, eccetera, eccetera. Devo dire che mi sembra molto più fondato il punto di vista di Fabian Alfi, che lui più volte evocato, che nel suo bel libro Dante Astenzone, Vic Forese, Toronto University Press 2011, ha sottolineato l'importante traduzione
moralistica dell'invettiva come, diciamo, doverosa reprehension of vice, no? E la riprensione del vizio resa in qualche modo obbligatoria dal lignaggio nobiliare dei protagonisti in qualche modo propiziata dal pentimento, appunto, di cui si parla nell'episodio del Purgatorio. Ora io vorrei un attimo prendere in mano il passo del Purgatorio di cui si parla, perché in breve vorrei spiegare che questa, appunto, presunta connessione non è assolutamente obbligatoria, perché Forese naturalmente si capisce, come tante altre anime oltremondane, che Dante sia presente in carne ed ossa e che getti quindi l'ombra, no, dal suo corpo. E quindi, dopo aver chiesto come mai, appunto, Dante è presente sulle balze del Purgatorio, dice: De frater, fa che più non mi ti celi. Cioè, reitera in modo urgente questa richiesta a Dante di rivelarsi. Vedi che non solo io, ma tutta questa gente intorno, tutta rimira là dove fai schermo al sole, quindi proietti. E io per quel motivo a lui: se tu riduci a mente qual fosti meco e quali e teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Beh, qual fosti meco, quali e teco fui, ricordatevelo perché ci sarà utile. E dopo Dante procede a una sintesi assolutamente straordinaria e illuminante del suo viaggio ultraterreno, no? Di quella vita mi volse costui, quindi la selva oscura, la trier quando tonda, e costui per la profonda notte m'ammenato di veri morti, quindi l'inferno, eccetera, eccetera, indi m'han tratto lì i suoi conforti, salendo e rigirando la montagna del Purgatorio che drizza voi, che il mondo fece torti. Ecco, ricordate un po' questo contesto della terzina maledetta. Quello che è sicuro è che tanto Dante come Forese Donati in qualche modo condividono una deontologia nobiliare importante da considerare, se pensiamo che tutti e due, in qualche modo, senza bisogno di aver fatto cosacce tra di loro, hanno in qualche modo infranto questa deontologia nobiliare, perché appunto anche la bloodline, no? Anche la discendenza di Forese, come dice Alfi, è in qualche modo incerta. E ovviamente, diciamo, nel caso di Dante c'è l'episodio, lo scandalo, appunto, dell'assassinio di Alighiero di Bellincione. Naturalmente l'episodio anche del, come dire, del falso testamento di Gianni Schicchi, la sostituzione di Gianni Schicchi, sono naturalmente gravi violazioni del codice d'onore, del codice morale delle famiglie nobili. Ma torniamo alla terzina. Se tu riduci a mente qual fosti meco, qual io teco fui, ancor fia grave il memorar presente. Memorar, lo dobbiamo, Gennaro Sabarese, è un latinismo, un virgilianismo, e non vuol dire ricordare. Dante ha tanti altri verbi per dire ricordare, ma vuol dire invece narrare, raccontare. La formula poi, essere meco e essere teco, essere cumalico, vale genericamente essere in rapporto, essere in confidenza, avere familiarità. E ultima, ma non meno importante cosa, che presente non vuol dire in qualche modo qualcosa che ho detto prima. Presente è, diciamo, quello che casomai sta per venire, cioè più che anaforico, in un certo modo si potrebbe dire prolettico, no? Perché un po' come anche si dice oggi il presente discorso, no? Anche nella lingua antica, specie di tipo trattatistico espositivo,
È molto frequente dire il presente trattato, no? Lo troviamo anche in Dante, equivale a una vera e propria deissi, cioè quello che segue immediatamente o seguirà. Allora, se poi a questo aggiungiamo che fia, che molti commenti ancora oggi dicono, cioè chiosano con l'indicativo, è ancora fia grave, no? Sarebbe ancora, cioè è ancora difficile, gravoso, imbarazzante. E questo non può essere, perché il valore di fia oscilla, come abbiamo visto nella situazione del Buti, fra futuro e concessionale, condizionale, scusate. Quindi, appunto, sarebbe, sarà. E poi naturalmente questa fia si lega al contesto concessivo, quindi ancora col congiuntivo. No? E ci sono vari esempi nella lingua antica, Rustico Filippi, so bene se Carlo fosse morto, che voi ci trovereste, cioè anche se fosse qualcosa, ciò non di meno sarebbe difficile. Eccetera. Ci sono altri esempi, ma questi li potete trovare nel mio vecchio articolo. In sostanza, l'unica parafrasi che linguisticamente torna con la lingua antica è: anche se tu consideri, come certo fai, l'intima confidenza e amicizia che abbiamo reciprocamente scritto, non di meno mi sarebbe difficile l'esposizione a cui mi accingo, cioè quella vertiginosa sintesi del viaggio ultraterreno che ho detto prima. Di quella vita mi volse colui, una rivelazione senza precedenti che naturalmente mette in imbarazzo Dante, che deve rivelare al suo amico confidente di gioventù, deve rivelare una cosa del tutto soprannaturale e che lo vede in qualche modo come pellegrino eletto per questo straordinario, vertiginoso itinerario mentis, no? Anche sul piano della metrica, ma su questo glisso per ragioni di tempo ci sarebbe da dire, no? Perché la seconda coppia in qualche modo ha, diciamo, delle parentele, ora con la prima, per quanto riguarda le quartine, ora con la seconda, per quanto riguarda le terzine, ma diciamo, in qualche modo potrebbe sembrare ricalcata su queste due. Sta di fatto che, diciamo, anche sul piano metrico possiamo ipotizzare un ruolo di cerniera della seconda coppia, no? Perché questa riprende la struttura dei primi due per quanto riguarda le quartine, come dicevo. Quindi con rime appunto di tipo alternato per quanto riguarda 1 e 3 e incrociato per quanto riguarda 2 e 4. E naturalmente le terzine che hanno nella coppia centrale uno schema identico. Ripeto, questo poi è qualcosa che potete, non c'è veramente niente di nuovo qua che dico, quindi glisso volentieri. Ma queste connessioni metriche, contenutistiche fra diciamo i sonetti centrali, dittico debole e i rimanenti, possono anche essere in qualche modo considerati un richiamo agli altri testi, sicuramente antichi, sicuramente autentici, da parte di chi voleva incastonarvi un dittico strutturalmente omogeneo. Perché è vero, come diceva Marco in apertura, che c'è grande compattezza nei sei sonetti, ma è anche vero che 3 e 4 sviluppano premesse contenute in 1, 2 e anticipano elementi che si trovano in 5, 6, no? Quindi in qualche modo ho trovato e continuo un po' a trovare seducente l'ipotesi che questo dittico centrale sia nato come esercitazione a scopo integrativo da parte di cultori di Dante, appunto, che hanno
saccheggiato, ecco, prima, la prima e l'ultimo dittico per creare appunto qualcosa di più possibile omogeneo. Ma manca il movente, come in tutti i crimini, no? Come in tutti i gialli, come è questo. Qual è il movente? Il movente potrebbe essere la ghiottoneria, perché se noi immaginiamo un'attenzione come ce la dà il Chigiano e diversi altri codici senza il dittico centrale, quindi con 1, 2, 5, 6, sicuramente a un lettore del medio 300 e non solo, sarebbe parso strano che l'attenzione non avesse praticamente alcun riferimento alla ghiottoneria, che è il peccato per il quale Forese si trova sulle bazze del purgatorio. Quindi, naturalmente, secondo me si potrebbe rovesciare la prospettiva e dire che il dittico centrale di ridotta e fida attestazione calza al centro dell'attenzione proprio in quanto architettato con l'idea tipicamente medievale di integrare qualcosa che non era sentito come completo, non era sentito come convincente per il sistema di conoscenze coeve. In altre parole, Forese, Ghiottone, doveva in qualche modo essere sbeffeggiato, anche se non soprattutto per questo, ripeto, non solo naturalmente per la disonestà, per gli incerti natali, per l'impotenza sessuale, tutte le altre cose che nel resto dell'attenzione vengono dette. Naturalmente nel dittico centrale, ma anche su questo non dico niente di nuovo e quindi sorvolo, si concentrano problemi piuttosto gravosi. Le starne, per esempio, secondo Ruggero Stefanini, si spiegherebbero meglio in epoca successiva alla morte di Forese, dato che il termine diventa corrente in area fiorentina solo nel secondo 300. Più presso San Simone, in genere viene riferito al carcere delle Stinche, ma il carcere delle Stinche viene costruito nel 1330. Ai tempi di Dante Forese esisteva solo la Burella in quella zona, ma non proprio, diciamo, così coerente come definizione. Poi ancora, ripeto, molto interessante l'ipotesi di Marco Grimaldi che Finistagno sia corruttela di Fissalbagno, che è un personaggio che coerentemente compare in testi omologhi come il Fiore, ma anche Piero dei Paitinelli, detto Mugnone, un arrivatore di cui ora abbiamo anche la pregevole edizione a cura di Benedetto Dinucci. Il Castello Altrafonte, appunto, che è nel sonetto quarto, e che rovinò in seguito una piana dell'Arno nel 1833, questa è una, diciamo, un argomento usato per l'antichità, ma c'è anche da dire che dal contesto di dove appare questa definizione verrebbe meglio utilizzarla come nome parlante, quindi non il Castello Altrafonte in Piazza dei Giudici a Firenze, ma una fonte secondaria, una fonte clandestina di approvvigionamento. Eccetera, eccetera. Naturalmente, spogliare l'ospedale è anche questo un topos dei testi in qualche modo di invettiva e quindi non è, diciamo, necessario, ecco, ricondurlo per forza a San Gallo, alla omonima porta della città. Ci sono però argomenti notevolmente contrari, appunto, che vanno detti. E infatti, diciamo, l'ospedale a Pinti non presenta difficoltà, perché contrariamente a, appunto, ad altri riferimenti, era tipicamente una istituzione patrocinata dai donati. E lo scrive già Bardi. Poi ci sono tutti quei dettagli biografici che, come dire, sono troppo minuti per essere stati un po' recuperati, come diceva De Roberti, sta filze d'archivio. Però c'è da dire che nel contesto appunto del culto dantesco di metà 300, con l'interesse per i commenti, eccetera, in qualche modo, ecco,
Questo tipo di notizie venivano ricercate, si potrebbe citare qualche anno dopo l'Expositio Documentum di Filippo Villani. Vi ringrazio, scusate se sono stato, come dire, un po' lungo e soprattutto un po' ripetitivo nei confronti di cose che ho già in qualche modo argomentato a suo tempo, ma come dicevo, ecco, questi dubbi, anche dopo la pubblicazione di importanti contributi, in qualche modo, resistono e ci fanno ancora pensare. Grazie. Grazie a te Michelangelo, anche per te applausi virtuali, ma meritatissimi anche per la lucidità nell'esposizione che naturalmente favorisce poi il dialogo. Sintetizzo solo un paio di cose prima di dare subito la parola agli interventi, perché questo è un seminario e quindi lo spazio per gli interventi deve essere il massimo possibile, anche se oggi, avendo cominciato alle 17, naturalmente forse dovremo a un certo punto chiudere. Mi sembra molto importante appunto riconsiderare gli elementi minuti che possono far pensare a un dittico debole, perché comunque fa parte questo della giusta verifica e della tenuta, diciamo, delle ipotesi pro e contro. E fra l'altro appunto sottolineo che questo è un altro dei problemi critici e metodologici che adesso abbiamo davanti, cioè mentre in passato era più immediato la possibilità di conoscere tratti non pertinenti e quindi segnali di una possibile falsità di un testo, adesso prima di arrivare a questo occorrono prove assolutamente inattaccabili e sinceramente praticamente non ci si riesce mai. Faccio l'esempio della Questio che ovviamente esula dal nostro contesto, ma è diciamo in discussione l'ipotesi di Gianfranco Fioravanti di un riferimento specifico a una teoria avanzata per la prima volta da Buridano nel 1335, arrivata in Italia grosso modo alla fine degli anni 50 del 300. L'anacronismo palese è una delle motivazioni forti per pensare a un falso, se non c'è possibilità di sanarlo in qualche modo, eppure, diciamo, molti continuano o a sminuire questo dettaglio o a non considerarlo sufficiente. Lo stesso Fioravanti ha molti dubbi sull'autenticità o meno, però il punto è notevole, cioè se nemmeno un anacronismo palese ci consente di poter dire che è più probabile collocare un'opera fra le dubbie o fra le non autentiche, anziché continuare a conservarla appunto come è stato fatto finora, ovviamente non si sa più quale deve essere il livello appunto per decretare un'eventuale falsità. Ma qui i problemi sono parecchi, come abbiamo potuto vedere dalle due ottime introduzioni per la discussione, e quindi davvero ringrazio sia Marco che Michelangelo. Adesso farei in questo modo, se siete d'accordo, lascerei spazio almeno a, immagino ce ne siano già pronti, per alimentare la discussione, poi farei un primo giro di risposte, a meno che non ci sia necessità di rispondere immediatamente, ma almeno cerchiamo, come dire, di condensare una prima parte, e poi altri giri di interventi, diciamo, fino a quando un po' tutti quelli che vorranno intervenire non abbiano avuto almeno una possibilità. Io so che naturalmente è collegato fin dall'inizio Claudio Giunta, quindi se vuole essere lui a entrare nella tenzone, sulla tenzone, fra i primi, benissimo, altrimenti ovviamente se vuole ancora aspettare, possiamo intanto vedere chi vuole intervenire. Non so, Claudio, vuoi intervenire già adesso, vuoi aspettare ancora? Ma dimmi tu, dimmi tu. Beh, Io ti lascerei immediatamente la parola perché tanto sarò velocissimo, non è che ho da dire. Cioè, grazie, ciao a tutti. E poi mi è molto caro tornare tra i miei amici pisani. Quante facce pisaniche. Ciao, ma io sono 15 anni che non è che lavoro molto su questa roba qua esattamente. Allora sono andato un po' a ripassarmi le cose. A beneficio di quelli che non sono dantisti o che sono dimenticati come me le cose, intanto la gran parte delle cose che diciamo
le hanno già dette Barbie e i suoi collaboratori, cioè quando lavoravo al commento alla Tenzone, in particolare alla Tenzone, avevo sul tavolo i vari commenti, Contini, Barbie, Foster Boyd, eccetera. In sostanza Barbie ha fatto lo scavo, Barbie e collaboratori hanno fatto lo scavo più importante, quindi molte delle cose che diciamo adesso sul piano storico e interpretativo vengono da lui. È uno di quei casi in cui Barbie veramente ha non solo dissodato il terreno, ma l'ha anche coltivato e fatto crescere. E noi stiamo qui un po' a far cesellare, ecco, non molto di più. Ma diciamo dico due cose su due piani molto diversi. Uno quello del metodo e uno una cosa sul piano puntuale, diciamo. Allora, sul piano del metodo sono d'accordo con Marco, insomma, che ha fatto questa piccola storia degli studi danteschi che vado un po' a esplicitare per quelli che non sono proprio del mestiere, diciamo. C'è stato un momento di tutta intertestualità o di tutta letteratura e di metaletteratura che è stato il momento Contini delle interpretazioni di Dante e in particolare del saggio che citava Marco, raccolto in Un'idea di Dante, di più di un saggio raccolto in quel volume. Io non condivido quell'impostazione, l'ho scritto più volte e quindi posso esplicitare magari poi dopo se volete. E poi c'è stata una reazione contraria, quella del ritorno allo storicismo barbiano, con approfondimenti storici anche interessanti, che però si espongono al problema, al rischio che diceva Marco, cioè un eccesso di determinismo. E anch'io, quelle pagine del bel libro di Brilli Milani, anch'io eccepirei, cioè se uno dà all'altro del ladro, del piuvico ladron, non c'è bisogno di pensare che sia in connessione con la legislazione antimagnetizia. Come dire, dare del ladro oggi non è per forza legare a un momento particolare di furto pubblico nella città in cui si vive, cioè la tendenza al furto c'è sempre stata. Quindi, e collegare troppo i testi danteschi, i testi in generale del Medioevo, a un frangente storico è una tentazione comprensibile, perché è evidente che non sappiamo più cosa dire di queste poesie. Allora uno si trova sempre qualcosa di più preciso da dire, però forse bisogna resistere a questa tentazione. Lo dico perché immagino ci siano dei ragazzi giovani in collegamento che vogliono fare la scoperta. Ecco, la scoperta 99 su 100 non c'è bisogno di farla, perché non si può fare, non si può datare ad annum, non si può trovare la circostanza che origina quel verso, eccetera, eccetera. Quindi io sono contrario sia all'impostazione metaletteraria corrente al tempo di Contini e ancora affiorante, sia a questo storicismo un po' di manica larga o di rete troppo stretta che negli ultimi anni ha un po' preso piede. E quindi sono d'accordo con Michelangelo, cioè io non vedo la ragione per la quale occorra legare in maniera così stretta l'attenzione poetica al XXIII del Purgatorio. Lo fa forse il più bravo dei dantisti della sua generazione, cioè Bellomo, nel commento al Purgatorio. Io non sono d'accordo su nulla di quella nota che mette al passo su Forese, cioè chiara allusione all'attenzione, eccetera, eccetera. No, direi di no. Tutta questa implicazione metaletteraria sono contemporanee, sono novecenteschi. Se uno va a vedere i commenti antichi, l'unico che lo cita è l'Anonimo Fiorentino, che non mette assolutamente in legame il rapporto, quello che dice Dante nel Purgatorio con l'attenzione. La cita, senz'altro, ma non la mette in rapporto, come parinodia. E Buti, qui correggo da Michelangelo, che sarà d'accordo, perché era poco precisa forse la dicitura, il titolo. Non è che Buti presuppone o avalla l'attenzione. Buti presuppone un comportamento peccaminoso, ma un comportamento che può prescindere tranquillamente dall'attenzione, cioè che c'è prima dell'attenzione. Quest'uomo era uno scellerato, un goloso, eccetera, eccetera, ma non è che presuppone per forza l'attenzione. Attenzione, se no cediamo nell'interpretazione. Buti dice che questo era notoriamente un peccatore, ma non è detto che alluda l'attenzione. Quindi attenzione a questo. E quindi io tenerei ben separati i due testi. L'attenzione è un testo che va interpretato per conto proprio. È un'idea nostra di moderni postmoderni, quella che la letteratura si ciba di altra letteratura. E quindi io sarei proprio per scindere i due testi. Vedo che Bellomo non lo fa, mi dispiace. Non ho fatto uno studio
complessivo sui commenti al purgatorio, quel canto del purgatorio. Savarese mi sembra che dicesse delle cose sensate, però non sono più tornato. Ma insomma, questo è il mio punto di vista. Quindi che fare se non vogliamo essere metaletterari e non vogliamo nemmeno essere troppo deterministi? Bisogna interpretare i testi verso per verso, con grande umiltà, cercando di trovare nuove fonti. Non è facile, dopo il lavoro che ha fatto Barbi, adesso dico qualcosa io magari, ma non c'è molto da aggiungere, insomma, a quello che è stato fatto. A volte mi verrebbe voglia di raccomandare la lettura di questi testi, che sono pieni di elementi così demotici, popolari, tradizionali, non tanto a letterati quanto a antropologi o a storici medievali molto ben forniti, molto, molto capaci, che potrebbero cogliere alcune allusioni non a luoghi fiorentini, ma a comportamenti, a attitudini che a noi non sono familiari. Faccio un solo esempio, sono già nella seconda parte del mio intervento, quella puntuale, non più quella metodologica, o meglio, a cavallo fra le due, insomma. Nel mio commento non avevo citato una cosa che adesso citerei se avessi la possibilità di ristamparlo, e c'è un passo interessante di un libro che avevo già letto ma non mi ricordavo, e cioè dell'invenzione del purgatorio di Le Goff, in cui si accenna alla credenza secondo la quale il morto torna sulla terra in veste di fantasma, di ectoplasma, e chiede al vivo di pregare per la sua anima e di salvarlo. Allora, su questo forse si può scavare un po' di più, non tanto per illuminare il testo, quanto per illuminare una mentalità, se mi spiego. Può darsi che chi è familiare con testi di quel tipo possa aggiungere qualcosa e possa dare una descrizione più interessante, più ampia del contesto culturale dal quale l'attenzione origina. Sempre puntualmente... sì, sulla tradizione manoscritta non ho nulla da dire. È molto intelligente, come sempre, l'ipotesi di Michelangelo sul Dittico centrale che reagisce al purgatorio, cioè che nasce dopo il purgatorio. Che vuoi dire? Più in là di così non si può andare, cioè non è un'ipotesi che si possa verificare o falsificare. E quindi un'ipotesi brillante, però io commento quei sei sonetti di fila perché mi sembra la cosa più economica da fare. Dopodiché è molto acuta l'ipotesi, molto acuta. Ma non saprei, nemmeno Michelangelo probabilmente stamperebbe i 4 più 2. Sarebbe, come dire, piuttosto ardita l'ipotesi. Quindi ci teniamo quei 6, diamo conto dell'ipotesi di Michelangelo, sensata, ma impossibile da provare definitivamente o da falsificare. L'altra ipotesi di Marco su Salvagno, io l'articolo l'avevo letto, non lo so, mi sembra ardita, mi sembra acuta e ardita, perché Stagno è un toponomastico, c'è nella toponomastica, può essere un antroponimo, quindi quel fi di Stagno, prima di toglierlo ci penserei molte volte, insomma, su quello bisogna pensarci, però ero rimasto colpito ma dubbioso leggendo il contributo. Quanto alla metrica, lo sapete, non si può decidere, non si può dire nulla. L'attenzione è un genere che nel fine 200 può ancora essere per le rime o non per le rime, in questo caso non è per le rime. Non darei troppa importanza a somiglianze di schemi o a rime che ritornano da un punto all'altro. Ecco, probabilmente è tutto quanto abbastanza casuale. La burella, ma lì è una cosa in cui anche lì avrei qualcosa da aggiungere rispetto a quello che avevo scritto nel commento. Cioè, sì, è vero che le stinche nascono dopo. La burella c'era, la burella e poi le stinche era un carcere in cui si andava soprattutto per debiti. Lo spiega bene un libro che è uscito, io avevo già scritto il mio commento, quindi sono innocente da questo punto di vista, un libro che vi consiglio, che è il libro sulla prigione medievale di Gigeltner, che è uscito per Viella qualche anno fa, un bel libro sulla prigione medievale, una storia sociale. Allora, tra la zona di Firenze dove abitava Dante, San Simone, la piazza, poi la chiesa di San Simone e Giuda, stava vicino alla burella, quindi andare a ritrovarsi accanto a San Simone voleva dire finire probabilmente in carcere, probabilmente per debiti, quindi l'allusione qui forse è precisabile. Qui si parla di carcere per debiti. Ma nient'altro, sui vari punti non ho nulla da aggiungere, quindi
quindi non c'è altro. Che cosa mi manca? Ci sono poi delle domande, anch'io partecipo alla discussione, ma mi fermo qui perché non ho altre cose puntuali da dire. Grazie mille Claudio, hai già detto veramente tante cose, sia di metodo sia su punti caldi, però come dicevo, per aumentare e poi dare spazio a Marco e Michelangelo per eventuali nuovi interventi, chiedo subito se ci sono altri che vogliono intervenire fra tutti gli amici collegati o comunque chi ha, diciamo, maturato qualche osservazione, quindi diciamo o alzando la mano o semplicemente iniziando a parlare, se qualcuno vuole intervenire subito. Ma interverrei io. Bello, grazie. No, innanzitutto grazie a Marco e Michelangelo per queste belle sintesi. Avete riassunto tutti i problemi che presenta l'attenzione e quindi avete sventagliato una serie di problemi fra i quali bisogna scegliere. Claudio Giunta è stato bravissimo perché le ha raccolte quasi tutte. Io non sono così bravo, ne raccoglierò solo qualcuna. E vorrei iniziare da una suggestione verbale, un po' sulla linea di Gianfranco Contini. Marco raccomandava appunto di restare un po' fedeli a Contini, io voglio seguire il suo consiglio. Ecco, voglio fare un po' di critica verbale, non con la bravura e la genialità di Contini, diciamo, modesta nei miei modesti limiti. Ecco, allora vorrei osservare, questo è un testo che ci ha fatto vedere, Michelangelo, sono i versi del canto 23esimo, di quella vita mi volse costui che mi va innanzi, l'altrier quando tonda vi si mostrò, la suora di colui. Ecco, vorrei ora soffermarmi su questo sintagma, l'altro ieri. Nei commenti si legge, che è una indicazione molto vaga, perché sono passati in realtà 5 giorni da quando Dante ha cominciato il viaggio, quindi l'altrier significa in generale qualche giorno fa. Ecco, quindi sembra un'espressione priva di rilievo. E invece però poi, se ci andiamo a leggere la tensione, scopriamo che l'altrieri è in rima con Alighieri nel terzo sonetto di Forese. Di quella, ben so che fosti figliuol d'Alighieri, e accorgomene pure alla vendetta che faceste lui di bella e netta della Guglin che dei capito l'altrieri. Ecco, quindi Forese ha messo in rima Alighieri, le altre due occorrenze non sono in rima, quindi questa diciamo, è più rilevante, l'occorrenza di Alighieri in questo sonetto, l'ha messo in rima con l'altrieri. Ecco, Dante a Forese dice l'altrieri, ma in realtà sappiamo che l'altrieri non significa nulla dal punto di vista referenziale. E invece quali risonanze emotive doveva evocare questo sintagma? È un problema il fatto che Dante non parli mai di suo padre. Ha tante figure paterne nella commedia, ma del padre non parla mai. Ecco, sembra che invece qui stia parlando proprio di suo padre, cioè che abbia conservato nella memoria, ecco, questa allusione a suo padre, che non viene da lui, che viene da Forese. Ecco, quindi diciamo, ecco, è una specie di omaggio a Forese, e raccoglie da Forese questo sintagma che lui aveva utilizzato in rima per indicare suo padre, figliuol d'Alighieri. Vi devo confessare che quando misi in rapporto questi due testi mi emozionai un po' perché mi sembrò, ecco, vedi, cioè, il padre, Dante pensava a suo padre, anche se però lo pensava e non, diciamo, senza poterlo confessare. Io qui, diciamo, ho provato a usare un po' il microscopio, però vorrei adesso utilizzare il telescopio, perché
No, mi chiedo qual è il senso di questa che significa questa tensione nel quadro, diciamo, delle opere di Dante, nel quadro delle opere di Dante. Qui adesso vado in una direzione un po' diversa da quella che avete aspettato tutti e tre, diciamo, ma magari serve per confermare le vostre e che io mi sbaglio. Ecco, io credo che Contini abbia ragione. Qui, diciamo, nel ventitresimo si parla proprio del traviamento. Dante sta parlando del traviamento. Il problema è che del traviamento Dante parlerà anche qualche canto più tardi, a partire dal trentesimo, no? Quindi a distanza di pochi canti, probabilmente a distanza di uno o due mesi, il tempo che è passato fra la redazione del ventitresimo e la redazione del trentesimo, Dante parla del traviamento, cioè della selva oscura, del suo smarrimento nella selva oscura, ma alludendo a due episodi diversi, e cioè da una parte c'è Forese, dall'altra c'è la pargoletta. La pargoletta, ricordate, nel trentesimo, diciamo, quando Beatrice rimprovera Dante di aver fatto lo scemo con la pargoletta. Ecco, allora la domanda che io vorrei fare è questa: che c'entra Forese con la pargoletta? Perché entrambi, sia Forese, qui o la leggiamo sul piano biografico, o come credo si debba fare, sul piano letterario, è comunque un'allusione chiara, diciamo, ad un episodio della sua vita, così come altrettanto chiara è l'allusione ad un altro episodio della sua vita, che sono le rime petrose. Che c'entrano le petrose con la tensione? Questa è la domanda che adesso vorrei porre e alla quale in 30 secondi provo a rispondere insieme per voi. Ecco, io credo che dobbiamo considerare un po' la storia letteraria di Dante per periodi, per epoche. Del Dante fiorentino sono chiaramente distinguibili due epoche. La prima, che culmina nella Vita Nuova e che ha un filo filogino, che ha al centro il mito di Beatrice e le donne che hanno intelletto d'amore. E poi c'è un'altra epoca, quella che comincia dopo la Vita Nuova, probabilmente io credo proprio con la tensione, con Forese, che invece ruota intorno al mito misogino dell'anti-Beatrice o della pargoletta, se preferite, e delle donne che paiono animal senza intelletto. Ecco, diciamo, le donne che paiono animal senza intelletto, poscia che amore del tutto malasciato. Sono il contrario di donne che avete intelletto d'amore, così come la pargoletta è il contrario di Beatrice. Sono due epoche chiaramente differenziate l'una dall'altra ed estremamente coerenti al loro interno. Se noi consideriamo tutti i testi scritti in questa seconda epoca, e cioè innanzitutto la tensione con Forese, ma poi anche il fiore, ma poi anche le due dottrinali, ma poi anche le rime petrose, e vediamo questo filo misogino che percorre tutti i testi. Perché c'è questa svolta? Allora la domanda diventa: perché c'è questa svolta? Perché Dante a un certo punto cambia strada in modo così radicale? La risposta per me è chiarissima. Donna me prega. Qui mi fermo perché non voglio approfittare ulteriormente del tempo che mi concede il nostro caro amico Alberto. Grazie. No, figurati, grazie Lello, anzi, per questi ulteriori spunti che riprendono tante tue riflessioni, che sicuramente potranno essere poi discussi da Marco e Michelangelo, ma vorrei dare spazio subito ancora a un intervento, se c'è pronto, altrimenti questi due, il tuo e quello di Claudio, già hanno dato tantissimi spunti, quindi se qualcun altro vuole intervenire subito per avere un primo giro, benissimo, altrimenti intanto rispondiamo a questi primi due interventi. Qualcuno vuole aggiungere, fare altre osservazioni, anche domande specifiche, anche su singoli punti, ecco, naturalmente su problemi eventualmente anche minuti. Posso fare io una domanda, professore? Sì, grazie, dottor De Cesaris, però molto puntuale, mi raccomando. Sì, molto rapida. Ecco, volevo chiedere al dottor Grimaldi sulla base di cosa secondo lui la tensione va datata al periodo 1290-96. Ecco, questa è la domanda. Benissimo. Cioè sulla datazione della tensione, perché
Cos'è che non la fa considerare uno scambio, un'opera, uno scambio di sonetti molto giovanile invece? Perché se è datato, insomma, è datato prima o dopo della Vita Nuova? Questa è la questione che mi pongo, perché mi pare anche il dottor Pinto si sia posto in un articolo che ho letto, insomma. Bene, grazie anche per questa domanda allora puntuale su una questione di cronologia. Darei subito allora la parola a Marco, così può intervenire su questi problemi e queste domande specifiche, e poi naturalmente a Michelangelo. Sì, dunque, allora, non riesco davvero a confrontarmi con il quadro molto ampio che ha provato a tratteggiare Raffaele sull'anti Beatrice, sulla misoginia, però è vero che concordo su una constatazione banale: dopo la morte di Beatrice, Dante cerca molte altre soluzioni, alcune di quelle sembrano completamente incompatibili con il percorso, con un percorso lineare, ma è vero pure. Cosa, scusate, la mia voce davvero sta sparendo, ed è cosa che non sempre viene presa in considerazione, che la lettura delle Petrose senza la loro reinterpretazione dalla prospettiva della commedia, non è univoca. Cioè, le Petrose potrebbero essere lette come testi nei quali viene rappresentato un amore sbagliato, con una connotazione, forse magari, dico forse, con una connotazione morale che le riposizionerebbe all'interno di la produzione lirica di un poeta che fin dai primi tentativi cerca molte strade diverse per rappresentare come si deve amare e anche come non si deve amare. Quindi, ecco, forse questo si può aggiungere a quello che diceva Raffaele, o farlo interagire. Su quello che dice, che ha detto, su quello che ha detto Claudio, ovviamente non ho nulla da precisare. In realtà io ho a mia volta una domanda, la faccio subito, perché così poi insomma, poi. Dunque, tutto quello che io so sulla storia della tensione in Italia l'ho imparato leggendo quello che hai scritto tu. Ora, il quadro mi sembra stabile, ma lo è stato solo dopo i tuoi studi, no? Cioè, fino a un certo punto erano possibili tenzoni, anche tenzoni non perfettamente per le rime, poi il quadro si sono stabilizzate e da una certa epoca in poi quella diventa la norma, giusto? Bene, io mi chiedevo, mi sono mai dato una risposta, e la mia domanda vale sia per l'ipotesi della falsificazione, in realtà sia per l'ipotesi del dittico debole. Ipotetici falsari, ecco, della fine del 400, della tenzone completa, l'avrebbero sicuramente scritta per le rime, probabilmente. Problema numero uno. Forse anche coloro che cercavano di inserire il dittico debole in un quadro che è molto coerente quello che ha dipinto Michelangelo, quelli che cercavano di inserirli in questo sistema nel quale tutto si teneva perché Foresi dovesse un goloso, forse avrebbero cercato il più possibile di creare dei pezzi con corrispondenze metriche più precise. Ecco, questa è una domanda, e poi nulla sulla datazione. In realtà noi abbiamo una data certa, la morte di Foese, confermata dalla commedia, dal passo che c'è lì, e un'idea abbastanza affermata negli studi per la quale questa tenzone si colloca in un'epoca successiva alla morte di Beatrice, ma
tanto di più non si può dire, anche un po' prima magari, non, è uno di quei casi in cui rimaniamo in dubbio. Dante è estremamente sperimentatore fin da subito, fa cose che non aveva fatto nessuno anche prima, anche nell'epoca delle rime della Vita Nova, quindi forse anche un po' prima, chissà, no, non ci sono estremi, mi pare che non ci siano estremi particolarmente precisi, forse, no, no, non mi pare, questo per rispondere anche al dottor De Cesaris. Basta. Ti rispondo io subito, tanto che facciamo un dialogo. Dunque, sì, sulla data io avevo scritto che può benissimo anche essere anteriore al 90, in realtà. Adesso bisognerà vedere, non ricordo esattamente, quando si sposa la Forese, la moglie, non lo so, ma insomma nulla osta a una datazione anche molto più alta rispetto a quella tradizionale. E per questo non bisogna stare lì a cadillare su qui forse è la legge antimagnetizia a cui reagisce, perché è molto dubbio. Quindi no, la forbice è molto ampia. Il termine antequem è molto difficile, il termine postquem è molto difficile da fissare. Per l'altra cosa hai ragione, sì, è vero, cioè un falsificatore probabilmente abituato a un uso delle tenzoni per le rime avrebbe, come dire, fatto un camuffamento un pochino più forte, forse più preciso. Sì, mi sembra molto ragionevole quello che dici, sì. Sì. Ed è, ti confermo che le tenzoni poetiche in generale nel 300 cominciano a essere tutte quante per le rime, sono rarissime eccezioni quelle che non lo sono, mentre sono più frequenti nel 200, quindi anche su questo. Sì. Ecco, io parlavo della Michelangelo, Michelangelo, se posso inserirmi, perché in realtà appunto io probabilmente ho detto falsario sbagliando, perché non siamo in un'epoca in cui il falsario agisce per produrre un falso. Secondo quello che ho, diciamo, immaginato io, si tratta, ripeto, di aggiunte, di espansioni, di rielaborazioni a scopo interpretativo. Non c'è l'idea di creare un falso, non c'è l'idea di spacciarsi per l'autore. L'autorialità nel medio 300, che più o meno è l'epoca di cui parlavo, anche per la questione del culto di Dante, della biografia, dei dettagli anche appunto che emergono da questi sonetti, voglio dire, è un'epoca in cui se si rielabora, se si integra, se si interpola, lo si fa con l'idea di completare, di integrare qualcosa, di renderlo più perspicuo a chi legge. Non c'è assolutamente l'idea di creare appunto un prodotto spurio da spacciare per autentico. Questo volevo dire in particolare. Altra cosa mi sembrava molto, approfitto per dirla telegraficamente, la locuzione di cui parlava Lello Pinto prima, l'Altrieri. L'Altrieri è onnipresente nei sonetti di tipo burlesco, no? L'Altrieri, per dire genericamente, in passato, ma senza nessun tipo di determinazione verbale, no? Ed effettivamente è uno di quegli avverbi che si trovano ovunque nella rimeria successiva di tipo comico realistico, naturalmente. Ecco, io credo che in ogni caso, diciamo, questa come dire, questa ricostruzione del linguaggio comico realistico non sia ancora completa. Secondo me ci sono ancora dei poeti che dobbiamo recuperare in modo più esatto, in modo integrale, e che appunto possono, secondo me, aprire degli spiragli su certe espressioni, su certi riferimenti, su certe tecniche referenziali. Mi ha fatto piacere che Marco, nel suo articolo appunto su Carte Romanze, abbia citato Mugnone dei Faetinenti, perché secondo me un altro da controllare assiduamente sarebbe Pieraccio Tedaldi, che viene sempre citato insieme a Mugnone, poi non è
c'entri poi così tanto, ma il corpus di Piracet ed Aldi è un corpus di 44 rime, di cui solo poche sono conosciute, perché vengono, e Pieraccio è nato nel 1285, quindi non dico che è un coetaneo di Dante, ma insomma quasi, ecco, e vive molto più a lungo di Dante, quindi attraversa in qualche modo queste epoche. Ora l'edizione critica commentata di Pieraccio è in realtà pronta, l'ha fatta la mia allieva Lisa Treccani, che poi però ha avuto, beata lei, un bellissimo bambino, e quindi adesso è un po' in stallo l'operazione, ma speriamo di poterla pubblicare presto. Ecco, secondo me dal recupero di questi testi, diciamo coevi o parzialmente coevi, si può sperare di tirar fuori ancora qualcosina. Grazie Michelangelo, grazie anche per queste precisazioni alle domande e agli spunti che erano già emersi. Chiedo se adesso altri vogliono intervenire a proposito sempre delle relazioni iniziali o anche degli ulteriori sviluppi. Sono in tanti i presenti, e quindi se c'è qualcuno che vuole vorrei intervenire. Vorrei rispondere a Giuseppe Pedro. Sì, prego. Vorrei... Una brevissima risposta per Giuseppe De Robertis. De Cesaris. Posso? Giuseppe De Cesaris, sì, sì, prego. Scusa, Giuseppe De Cesaris, una brevissima risposta. Sono convinto che la tensione sia successiva alla Vita Nuova, perché la misoginia della tensione è ostentata, clamorosa. La moglie di Forese è una ninfomane. Certo, Forese è un impotente, ma lei è una ninfomane, come ninfomani sono per esempio le prostitute di cui si parla nel Fiore. È un problema di coerenza di pensiero che mi fa pensare che la tensione non può essere stata scritta prima della Vita Nuova o quando Dante è inserito in un percorso che conduceva alla Vita Nuova, alla fine della quale è promessa un'opera dedicata a Beatrice. E Dante cambia idea in modo così radicale. Il problema è Donna me prega, insisto, però qui non insisto su questo tema perché entreremo in un'altra questione. Grazie anche per queste precisazioni sui tuoi scritti, che comunque spiegano molto per chi vuole approfondire le tue posizioni. E diciamo, intanto chiedo però se ci sono ulteriori domande o richieste di chiarimenti o puntualizzazioni. Non ne sento, non ne vedo in questo momento, ma il dibattito è stato già molto ricco. E allora dico qualcosa io, che diciamo in questo caso ho davvero soltanto imparato molto dai vostri interventi o dai testi precedenti. Credo che appunto comunque il caso della tensione con Forese sia molto significativo, perché al di là delle definizioni, se vogliamo parlare di falso integrale o di falso parziale o invece di ricostruzione, come stava facendo prima Michelangelo, di un inserto possibile, però è un caso a sé, cioè gli elementi a sfavore di un'autenticità e di una costruzione a posteriori sono in realtà complessivamente meno o molto più deboli di quelli a favore di una costruzione invece d'autore, indipendentemente diciamo dalla completezza, diciamo dal dittico debole che è un caso a sé. Però appunto in altri casi le questioni sono ovviamente molto diverse, cioè ci sono dei punti specifici che contrastano abbondantemente o con dati esterni, per esempio l'epistola Cangrande con le egloghe o la Questio con gli elementi di anacronia e così via, oppure con possibilità di interpretazione di alcuni passi, e allora si tratta di vedere come ci muoviamo appunto per esempio nel caso del Fiore. Però ecco, volevo tornare con voi su un punto importante, cioè la ricostruzione che ci porta a
considerare autentica sulla base di Barbi, prima di tutto, come giustamente ha ricordato Claudio, e poi di alcuni ulteriori affondi e precisazioni, è comunque nella prospettiva di Barbi quella di legare il più possibile le verità che i testi ci dicono, che poi siano vere in quanto autenticamente vere o vere nella costruzione di Dante. Questo è veramente un problema che adesso lasciamo da parte, però diciamo che ci sia stato un momento di vita di Dante che dopo la morte di Beatrice ha portato a una serie di conseguenze molto gravi, quelle che cita Raffaele, potremmo precisare, potremmo rivedere, però insomma sono stigmatizzate in Purgatorio 30, in Purgatorio 31, e questa parte di Forese sembra in qualche modo collegata. Ecco perché in generale si pensa che il periodo più plausibile, qui userei proprio questo aggettivo, sia 1293-1296, post chiusura della Vita Nova, dopo che quella fase è già diventata altro, peraltro secondo Dante per i suoi studi filosofici e per la produzione alta, ma sicuramente poteva starci questo aspetto invece di tensione. Quindi è un problema di come leggiamo l'insieme dei dati che Dante ci fornisce, quanto peso vogliamo dare a questa autofiction di Dante nelle sue varie epoche e quanto invece consideriamo che questa non sia attendibile. Ecco, su questo credo che abbia ragione Claudio, cioè solo e soltanto con un'adesione proprio al punto critico, per riprendere il nostro argomento, e riprendere diciamo la assoluta verosimiglianza di una ricostruzione rispetto a un'altra su punti specifici, possiamo forse fare un passo in avanti. Ecco, per esempio, questa è la mia domanda a questo punto, con queste premesse che sono di metodo e di modi in cui ci muoviamo. A me ha sempre colpito che dopo i tre versi che Michelangelo ci ha spiegato di nuovo secondo le interpretazioni che in molti ora danno da Savarese in poi, ma insomma oltre a Michelangelo anche altri sono intervenuti in questo senso, però lui poi riprendere, lui Dante, personaggio e anche autore in questo caso, riprenderebbe con "di quella vita". Ora, questa ripresa "di quella vita" oggettivamente sembra che crei un ponte reale con quella che è stata la vita, appunto, così già indicata dopo la morte di Beatrice, quella per cui poi si è ritrovato nella selva oscura, sulla Fiumana, eccetera, e da cui è stato prelevato sostanzialmente l'altrier, che sì, insomma, non è precisissimo, però oggettivamente ci sta, perché poi non sono 5 giorni e meno, naturalmente, se andiamo in una cronologia abbastanza affidabile il percorso che viene fatto, ma insomma, al di là di questo dettaglio, il problema è "di quella vita". Cioè, a me sembra comunque che lì non si possa fare a meno di pensare che questa ricostruzione che viene data in termini, diciamo, di ricostruzione di una vita vissuta e che porta poi a Purgatorio 30 e Purgatorio 31 nella assoluta ed evidente dichiarazione che quello che lui aveva promesso alla fine della Vita Nova non l'aveva minimamente mantenuto, appena Beatrice è morta si è dato ad altre e così via, faccia parte di questo contesto. Ecco, quindi io non vedo così scandaloso poi in realtà il legame fra la tensione, se la consideriamo autentica e plausibilmente di quel periodo, con Purgatorio 23, perché mi sembra che faccia sistema con quello che Dante in condizioni purgatoriali vuole far vedere. Cioè, io sono pronto a pentirmi, non genericamente, allegoricamente, come avevo fatto all'inizio con l'incontro con le tre belvacce, eccetera, eccetera, ma concretamente di una vita che potremmo riconoscere e definire. Allora, l'autofiction del Purgatorio a me sembra che punti su questo. E quindi io non mi scandalizzerei se, diciamo, dentro le cose che i due dovevano in qualche modo ricordare ci sta anche questa tensione, posto che la crediamo tutto in parte autentica, perché mi sembrerebbe proprio la logica di questa fase. D'altra parte, appunto, siamo in una fase che per altri aspetti cronologicamente è marcata, perché sempre in Purgatorio 23 Forese fa poi anche la dichiarazione su cosa sono adesso le donne fiorentine, e adesso del 300 poi corrisponde, a mio avviso indubitabilmente, a un periodo intorno al 1311 della scrittura, perché il famoso
Pria che le guance in peli, eccetera, eccetera, secondo me si può datare solo allo stesso periodo della Epistola ai Fiorentini Intrinseci. E qui, ecco, voglio farlo notare, è un caso ben diverso dalla volontà di trovare dei riferimenti storici dove oggettivamente i codici testuali non lo permettono. Cioè, qui c'è un riferimento preciso a un evento che in qualche modo si deve definire, e quello noi lo dobbiamo riconoscere. Cioè, alle volte evitiamo di prendere anche i dati abbastanza precisi e in qualche misura indiscutibili, semmai interpretabili, ma indiscutibili, perché abbiamo paura di caricare troppo. Ma lì Forese sta facendo riferimento a eventi, secondo me, assolutamente riconoscibili. Chi alla battaglia di Montecatini deve spiegare perché dice prima che le guance in peli, se tutti sanno che un neonato del 300 impelava le guance entro 14 anni, come dicevano tutti i trattati fisiologici dell'epoca. Quindi, ecco, è un contesto preciso e c'è un autofiction, secondo me, che in questo periodo del purgatorio porta a dire: io mi pento davvero di una vita vissuta davvero, di cui posso dare anche le tracce. Ecco, volevo riflettere con voi su questi punti, se qualcuno vuole già intervenire. Poi vedo che c'è già un'altra domanda di Giuseppe De Cesaris, ma prima darei spazio a eventuali risposte o riflessioni. Dico una cosa io, poi devo poi lasciarvi tra non molto. Grazie. No, ma è molto acuto quello che dici, e va bene, ma non c'è bisogno che lui si penta della tensione. Si pente se si pente. Allora, se l'interpretazione che diamo di Purgatorio 23 è, in sostanza, abbiamo vissuto male e ci dovevamo vergognare e di quella vitaccia mi ha tolto Virgilio, eccetera. Se questa è l'interpretazione giusta, ammesso e non concesso, perché come sai, però ammettiamola, bene, insieme a un espiante in purgatorio, lui che espierà a sua volta in purgatorio, si pente della vita che ha fatto negli anni precedenti. Vogliamo dire dal 90 in poi, d'accordo, va bene, dopo la morte di Beatrice, anche se si può essere peccatori anche prima della morte di Beatrice. Però d'accordo, non sarei troppo stretto, insomma, direi che comincia a essere cattivo nel 92, 93, 94, insomma. Però non c'è bisogno di pentirsi della tensione, cioè non c'è bisogno di pensare che quando Dante scrive quei versi nel purgatorio recuperi della memoria dopo vent'anni, un testo che chiaramente non può essere preso alla lettera come una sorta di documento di malvagità, di scherno maligno. Non direi che è questo. O davvero crediamo che il Dante quasi 45enne dia così tanta importanza a una serie di sonetti burleschi scritti in gioventù? Quindi io sono d'accordo con te. Io, Claudio, no, scusa, giusto per precisare, secondo me tutto fa brodo, cioè secondo me c'è dentro anche quella, ecco, era quello. Beh, però tutto fa brodo vuol dire che interpretiamo la tensione in modo molto serio, cioè tutto fa brodo, però attenzione, tutto fa brodo fa dire che quello non è commedia, ma è minaccia, è violenza, perché se è commedia non c'è bisogno di scusarsene, se appartiene a un genere come un po' appartiene non c'è bisogno di scusarsene, se è tragedia di cui ci si pente in purgatorio, mica in un posto qualsiasi, allora cambia l'interpretazione della tensione e lì c'è il passo che precede la violenza. Quindi su questo non sono d'accordo su quello che dici prima, cioè sull'idea che sì, forse qui c'è un pezzo di autofiction, se vuoi chiamarla così, ma che occorra pensare a un riscatto della tensione, forse. Meglio. No, no, appunto, sentiamo adesso anche gli altri, Marco, Michelangelo, chi vuole intervenire. No, no, io preciso solo questo, ecco, diciamo che non escludo, non, neanch'io sono così convinto che c'entri, però così come la paletta che viene data fuori esplicitamente l'attrice qualcosa evoca nei lettori di Dante, così qui, diciamo, questo essere stati in una certa condizione con Forese comunque colpevole di golosità, su questo non abbiamo dubbi, di quella vita, a mio avviso qualcosa ci dice, ecco, era solo questo che volevo sottolineare, tutto lì. Ma sentiamo Marco, Michelangelo, se vogliono aggiungere. Io volevo dire che secondo me di quella vita, diciamo, è chiaramente la vita nel mezzo del cammin, è, come dicevi tu stesso, la fiumana di Inferno 2,
è la selva oscura da cui la trasse colui che indica che è Virgilio, cioè è un Dante 35enne nella appunto selva del peccato. Credo che invece quello che era successo, a seconda dei casi, vogliamo dire 15, 20, ma anche più anni prima, perché secondo me lo sperimentalismo di Dante, a me piace molto l'ipotesi De Robertis per cui il sonetto della Garisenda è scritto in, come dire, parodia o imitazione del bolognese, e lì siamo ante 1287, perché il notaio bolognese Richietto delle Querce lo annota in quell'anno lì, quindi addirittura siamo un Dante ventenne che già faceva cose, diciamo, di una certa originalità e di una straordinaria, diciamo così, innovatività. No, quindi io non trovo che l'attenzione debba per forza calzare dopo la morte di Beatrice, anche perché, ripeto, Forese era nato a metà del 200, quindi insomma, anche se fosse 1288, insomma, ecco, chiaramente se vogliamo pensare come l'anonimo fiorentino che hanno fatto anche cosacce insieme, anzi meglio, sono più giovani, no? In qualche modo, ecco, Dante potrebbe essere in qualche modo il, come dire, il ragazzetto. Vabbè, guarda questo. No, questi sono spunti per la nuova biografia, ma appunto li lasciamo un attimo. No, per dire, ecco, naturalmente, sì. Voglio dire, no, potremmo certo, andare certo. Tranquillamente, se vogliamo credere a questa cosa, potremmo andare anche davvero, ecco, alla fine degli anni Ottanta, quindi comunque a un Dante, ripeto, ancora estremamente giovane, ma già in grado di fare appunto delle notevoli incursioni in generi nuovi. Ecco. Certo. Marco, forse vuoi intervenire anche tu, poi credo che Claudio ci dovrà lasciare, quindi lo ringraziamo moltissimo già adesso, e poi se diciamo può restare ancora qualche minuto, benissimo. Marco. Sì, beh, io concordo con tutto quello che è stato detto, cioè da te, da Claudio e Michelangelo in sostanza, però aggiungo qualche considerazione solo per ampliare il quadro, aggiornamento magari delle persone più giovani che ci ascoltano. A Dante interessano tante cose, gli interessa moltissimo la letteratura, ma la letteratura non è la cosa che gli interessa di più, soprattutto non quando condanna o beatifica i personaggi, no? E questo è un dato che è importantissimo, perché ci aiuta a superare quel paradigma metaletterario di cui si parlava prima. Gli esempi sono tantissimi. Di Bertrand de Born non gli interessa che abbia scritto determinati componimenti, gli interessa anche quello, ma gli interessa quello che poteva leggere nelle Vidas, cioè che aveva separato il padre dal figlio. Di Brunetto Latini non gli interessano le grandi opere che le abbia scritte, gli interessano dei peccati dei quali noi non sappiamo niente. Di Folchetto di Marsiglia gli interessa la conversione, no? Allora, questo ce lo dobbiamo ricordare continuamente. Per questo sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Claudio, con quello che avete detto anche voi. La tenzone è importante per noi perché la dimostrazione è un unicum nella letteratura, nella poesia italiana, di applicazione a un determinato tema, di una forma abbastanza consueta, pensate alle tenzoni politiche del canzoniere Vaticano, o comunque le tenzoni, le varie tenzoni del Vaticano. È importante per noi, è importante per ricostruire i rapporti tra Dante e Forese e Donati, forse anche tra Dante e i Donati, questo sì, certo, è interessantissimo, nella biografia di Brilli Milani se ne parla molto spesso, ma non è detto, non è sempre detto, che quello che interessa a Dante sia l'opera che danna un determinato personaggio. A quel punto poteva non interessargli più, poteva essere lontana o poteva soltanto fare parte di quell'epoca in cui lui aveva condiviso vizi anche, diciamo, piaceri con Forese e con altri personaggi. Però appunto, dato lo stato della documentazione, rimarrei in dubbio, ecco. Non direi
come diceva Contini, che Foresa è senz'altro nel grembo della letteratura. Ecco. Grazie per questo. Ti devo salutare. Ciao, sì, Claudio. Grazie mille davvero per tutti i tuoi punti e per la partecipazione. Rifacciamolo. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ragazzi, ciao. Ci avviamo però a chiudere perché sono già le 7 e molti dei partecipanti devono ovviamente adesso lasciarci. Vedo che il dottor De Cesare si è alzato la mano, però siamo davvero con i tempi strettissimi. Se ha un flash rapidissimo, dottor De Cesare, proprio un minuto. Sì, grazie. Ma io volevo, rispetto alla datazione, volevo dire qualcosa, anche rispondendo al professor Pinto. Allora, secondo me questa è un'opera, questo scambio di sonetti è tipicamente molto giovanile da parte di Dante, anche tenuto conto che Forese Donati, se non sbaglio, aveva una quindicina di anni più di Dante, era nato intorno al 50. Quindi poteva benissimo, già prima del 1290, cioè verso l'85-86, poteva tra i due già esserci uno scambio, diciamo, scherzoso e amichevole, tra virgolette, di questo tipo, che i sei sonetti ci riportano. Mi sembra questo piuttosto qualcosa che va collegato o al fiore o al detto d'amore, del quale io penso, sulla base di quello che leggo nel sonetto numero 3 del fiore, io lo ritengo autentico di Dante, perché il sonetto numero 3 del fiore praticamente dice le stesse identiche cose che qualche anno dopo dirà la chiusura della Vita Nova. Dice mi dispiace interromperla, ma vedo che l'argomento diventerebbe molto ampio, semmai appunto ci manderà eventualmente, se vuole, un suo testo. Naturalmente i problemi che pone il fiore sono enormi, quindi purtroppo dovremmo affrontarli in un'altra circostanza. Se ha una domanda specifica o comunque ancora una cosa che vuole dire, benissimo, altrimenti dovremmo chiudere purtroppo. E la cosa che voglio dire è questa, che appunto il terzo sonetto del fiore parla del mese di gennaio, nel quale lui si è dato completamente, ha preso amore a signoria, si mise tutto in sua balia, gli diede il suo cuore, va bene? E rispondendo, amore gli dice che lui è un signore molto severo, amico, io sono signore assai forte a servire, ma chi mi serve, per certo ti dico, che alla mia grazia non può già fallire. Ecco, io qui ci vedo proprio, ci vedo praticamente il nesso tra, lei lo sa benissimo qual è la mia spiegazione, la congiunzione Giove-Saturno del primo gennaio del 1286 e quella di 20 anni dopo, che sarebbe stata tripla, sarebbe stata una grazia divina. In mezzo tra questi 20 anni, all'epoca delle pietrose, della donna Petra, bene, cioè quando il fenomeno è completamente disgiunto, i due pianeti sono a 180 gradi uno dall'altro dopo 10 anni e quindi la donna è durissima, capisci? Quindi la mia interpretazione basata su questa proposta nuova che faccio, questa proposta ermeneutica nuova, è che il fiore e anche la tenzone sono anteriori alla Vita Nova. La Vita Nova in qualche modo è la continuazione di quello che Dante scrive nei primi sonetti del fiore. Bene, la ringraziamo, lei ha anche
varie pubblicazioni che il pubblico potrà leggere, ma intanto ringrazio soprattutto Marco Grimaldi e Michelangelo Zaccarello per la loro grande disponibilità e per gli ottimi interventi che hanno fatto, tutti coloro che sono intervenuti anche semplicemente partecipando, e in particolare, come avevo già detto, abbiamo anche la registrazione di questo intervento che verrà poi messa a disposizione attraverso i canali del sito Dante Noi, e così come anche quella di ieri relativa a Riveder la China, Dante e i comics, il fumetto italiano. Quindi questi materiali resteranno anche a disposizione di chi vorrà o rivederli o farli vedere eventualmente anche ad altri. Grazie anche a Leonardo Canova e Elisa Scucciarini. Di nuovo grazie davvero, preannuncio che avremo un'ulteriore puntata, ma questa volta fra un mese, il 28 di aprile, sull'Epistola undicesima, con l'editore più recente, che ha portato davvero tante novità, Gianluca Potestà, e con Antonio Montefusco, che ha curato tanti contributi sulle Epistole di Dante. Grazie davvero a tutti e a tutte, e a risentirci.